Siamo in diretta da Bologna, Pieve di Cento. Finale di tabellone, Giuseppe Di Roff contro lo svizzero Jungas Thomas. Siamo in finale dei primi tabelloni. Proviamo anche l'audio, spero che sentite, casomai se qualcuno mi commenta, se sentite la voce. Ma al solito non posso urlare, siamo piuttosto vicini, vediamo se riesco a farvi vedere un po' meglio il buio. Ok. Bull vinto dallo svizzero. Con 96 punti lo svizzero, siamo, dicevo, in finale di tabellone. Di Rocco ci è arrivato battendo ai last 128 dei Dominicis, mentre Jungas Thomas è arrivato battendo Claudio Giammaria. Finale di tabellone del Grand Master qua a Pieve di Cento, FIGF. Più di 230 iscritti, sì, scusate, 330 con le donne, una cinquantina di donne, 270 gli uomini. Più nel pomeriggio ci sarà anche il torneo Youth, per la prima volta organizzato anche qua in Italia, Under 18. Se riesco a zoomare ancora un po' sul bull, spero che mi sentiate. Perfetto, tanto si capisce il giocatore che sta tirando. Di Rocco dal tiro. Solo 30 punti per lui, si porta 171, 147. Thomas entra un triplo 20. Cerca 51, entra un 3, credo. 83 punti fatti, 64, 171 per entrare in quarto checkout con queste tre frecce. Vediamo dove si piazza Di Rocco. Di Rocco 32 fatti, doppio 16 fuori, non chiude, 128 per Di Rocco. Entra un 54.
niente da fare, 57 punti fatti, rimane 20. Pensavo di aver chiuso, è entrato l'8 invece. 8 singolo sembra per lo svizzero. Sballa, entra nel doppio con la seconda freccia. Distante anch'io, quindi cerco di vedere, di farvi compagnia. Chiude Di Rocco la prima, primo leg, Giuseppe Di Rocco. Brecca l'avversario. Giuseppe Di Rocco da poco è entrato nella squadra del Ponte San Quirino. Freccia molto vicina qua dello svizzero, non pagano, solo 60 punti per lui. La Di Rocco sembra sia entrato in tripla, infatti un centone. Ricordiamo che siamo in finale di tabellone, per cui il pomeriggio poi inizieranno gli scontri diretti tra tutti i finalisti dei tabelloni. Per Di Rocco scende su 19 e trova due singoli, 43 punti per lo svizzero Thomas. Nuova sul 20. Fuori quota checkout, 169, sbaglia un attimo i conti Di Rocco. 243 il suo avversario. Entra ora 118 l'avversario, 169, vediamo come si porta. Scalare, belle frecce sul 19, forse entrambe sulla tripla. No, 76, l'arbitro scala, rimane 93. Insiste sul 19, vediamo se c'è. Sì, c'è il 133, ottimo Di Rocco. Rimane a 36, 118 da fare. Entrano 24, credo. Vediamo un attimo. Rimane 74, doppio 18 per Di Rocco per portarsi a casa il secondo leg. Di poco fuori in alto. Dentro questa doppio 9, ultima freccia disponibile. Accidenti, veramente di pochissimo. Doppio 8. Esterna. Ancora tre frecce per un doppio 9 da parte di Beppe. E veramente sta ricamando sul ferro. Sì, c'è 2-0 Di Rocco, si arriva a 4. Tanto se mi scrivete magari se si sta sentendo bene. Poi vedrò di girare un po' tra le pedane. Per ora stiamo facendo le foto, quindi le troverete già sull'album sia su pagina FGF ufficiale, ovviamente di rimparo sulla pagina di Freccetta Italia. Pomeriggio poi, finale, semifinali, finali, probabilmente in diretta, adesso vediamo come Antonello Carideo, che è responsabile qui delle dirette, progetterà delle dirette per voi, chiaramente verranno poi riportate sia sul sito FGF sia su Freccetta Italia. Come sempre, entra una tripla qua, scalato bene Di Rocco,
belle frecce qua dello svizzero Thomas, il cognome Jungans credo. Grazie Maurizio, grazie Alessio. Ok, riesco a vedere anche i commenti, perfetto. Quando le cose funzionano è sempre piacere. 59 fatti qua, siamo in chiusura anche del terzo leg, due leg di vantaggio per Birocco. Punti, in scelta particolare al bull a 210 rimasti. Forse era un 5, era 220, cercava il 50 per andare a 170, probabilmente. 188, cade una freccia di Rocco, la recupera, scende sul 19. Sono due buone frecce, 92 fa 96, 92 resta, 95 per lo svizzero. È un 8 interno, rimane a 8 punti, 92, altra occasione per Dirocco per portarsi a 3-0. Non capisco se è entrato. Cercato la doppia doppia, è rimasto il 72, cercato doppio 18, doppio 18, lato interno, una freccia ancora, diff poco fuori per Thomas, di nuovo tre frecce, sul doppio 20 si parte, doppio 10, c'è 3-0 per Dirocco. Ciao Maurizio Castrovinci, questo è il tuo amico credo svizzero che mi dicevi. Buon centone, parte qui Jung Hans, mi dici per la pronuncia, penso, sì, bravissimo. Abbiamo amici, tanti amici all'estero anche, diffondendo le freccette così, poi ci conosciamo. Un bel 140 qua intanto di Thomas. Ci conosciamo qua di persona per la prima volta, tante volte. Claudio Donno è venuto a trovarci, Sergio Krassen anche è venuto a trovarci. E ovviamente tanti bei nomi che avete visto nell'elenco FIGF iscritti. E Diogo Portela anche, che ha dato spettacolo ieri sera al Dart Store. E torniamo un attimo in partita per qua, senza scaldare, 160 di Rocco, 206 ora al tiro per Thomas. Deve recuperare tre leg. Tantacinque punti fatti per lui, si porta a 121, 160 di Rocco. È illuminata da una lampada sola, non riesco a capire se sono dentro o fuori le frecce, sono tutte e tre fuori. 60 punti per lui, rimane a 100, 121, non parte dal bull. La giù della trippa entra al 17 singolo, quindi non ha possibilità di chiusura. Si porta però a 24, 100 tondi per Dirocco, credo sia un 5 singolo, obbligato, triplo 19, doppio 19, non entra, 84 credo siano, così sono, rimane 16, ma 3 frecce su doppio 12, 12 interno per Thomas, stavolta c'è 3-1. 17 frecce per Thomas per battere un Dirocco.
break fatto da Giuseppe Di Rocco da parte dello svizzero Thomas Jung Hans. Super Maurizio, che abita in Svizzera, che scrive, che tifa sempre per gli italiani, sappiamo quanto attaccato sei alla bandiera italiana che porti in giro per tutto il campionato svizzero. Tira con un po' più di tranquillità adesso Thomas, ha rallentato la sua azione di gioco, si vede una grande concentrazione in viso. Penso che tutti voi che mi seguite giocate a frecce, quindi sapete benissimo quanto è importante la testa, una manifestazione così importante ancora di più, per cui è proprio concentratissimo. Non lo inquadro per non distogliere dal bull, ma sguardo a terra, completamente immerso nella partita, qualcosa sta migliorando, non dirò che gli sta dietro, comunque tripla che entra, un'altra tripla che entra, qua sono 135 forse, così è, Di Rocco insiste sempre sulla 20, tenta una palombella, 140 che entra, si porta a 86, magnifiche frecce, sapevamo che questa sarebbe stata una bella partita da far vedere. 35 fatti, rimane 72, 55, no scusi, 48 rimane, Thomas Di Rocco 86, 18 singolo, andrà di nuovo sul 18. Era entrato tipo 18, doppio 16, 16 singolo, doppio 8. Lag, recupera. 3-2, parte Di Rocco adesso però. Tantuno punti per lui. Mitico Michele, più mitico ancora Shaka Darts, ciao a tutti. Il club lo Shaka che veramente è sempre avantissimo nelle freccette. Attualmente ha fatto un bel restyling, vi invito ad andare a vedere sulla loro pagina, anche sulla nostra, l'abbiamo riportata perché è veramente delle pedane ben ben fatte, un bel lavoro. Conosciuti dall'online, a quale va il merito di averci comunque tenuti incollati alle freccette durante 2 anni di Covid. E adesso lo Shaka Darts si vede ovunque nei post delle freccette. Veramente ci sono club, come ho più volte ribadito, che non hanno la possibilità di incontrarsi. Io sono del Friuli, per dire, Di Rocco comunque della mia squadra. In Friuli abbiamo quasi una ventina di squadre che giocano. Anzi senza quasi, sono 19 squadre di Serie A, più tutto un promozionale di altre 10 squadre più o meno, quindi c'è possibilità di trovarsi praticamente facendo pochissimi chilometri. Ci sono altri club meno fortunati al quale va tutto il nostro sostegno di Facciata Italia sempre, che sono pionieri in terre lontane, lo Shaka in Sicilia, ce n'è in Basilicata, c'è in Campania, pian pianino stanno portando avanti le freccette, un grandissimo impegno e grandissimi risultati, bisogna dire. Complimenti.
finale di Rex, 132 per Rocco, il Thomas ora al tiro a 190, entrerà anche lui in quarta checkout con queste tre frecce. Un 800, 90, un po' di pressione per Rocco, deve recuperare, 132, si parte dal blu, vediamo cosa sceglie. Entra un 13, credo, o addirittura un 6. 13, 119 rimane, 19 singolo. Entra la tripla con l'ultima, giusto per mettere un po' di pressione a Wingans. Thomas più semplice, tripla 20, doppio 15. Entra, ha trovato la quadra, lo svizzero, 3-3. Attenzione. Attenzione, 3-3. A partire ora è lo svizzero. Cercherò di parlare poco a questo ultimo leg per non disturbare i giocatori, chiaramente, anche se c'è un certo brusio comunque che mi aiuta a coprire un po'. Molto concentrato lo svizzero. 100, altrettanto di Rocco. Cassette. Cinque singoli. Entra la tripla con la seconda. 85 fatti, 191, non è ancora il quota check. Sarà una tripla di Rocco. Attenzione, attenzione, solo 45. Fatti e di Rocco ancora fatto check out, 120 per Thomas. Entra il centone per lo svizzero, si porta 20, 6 frecce avrà a disposizione per la chiusura. Di Rocco in disperata rimonta, adesso riesce a mettere un po' di pressione, centone che arriva. Interna la prima, doppio 5, è interna, non potrà chiudere, tre frecce per recuperare o chiudere la partita, match veramente teso, siamo su 3-3 perché si è collegato adesso. E chiude, triplo 20, doppio 19, incredibile, uff. Un attimo discutono i due giocatori. Chiarimento. Grazie Giuseppe, siamo in diretta. Se vuoi salutare chi non è potuto venire, ha visto questa bellissima partita. No, è stupendo. Diciamo da chi l'ha vista da casa. Io non lo so come cazzo. Vai tranquillo, finale di tabellone, comunque passa Giuseppe Di Rocco, lo vedremo nel primo pomeriggio adesso insieme a tutti gli altri che stanno combattendo nelle varie pedane. Partita tesa,
fino all'ultimo 98, chiuso col doppio 20. Doppio 18, triplo 20, doppio 18. Un saluto da Zach. Andiamo a seguire qualche altra partita dopo, intanto vado avanti con le foto. Ciao!